train to roots, you know. For the Rototom sound splash scene, and for all of the people that want the Rototom free. This is Sardinia. Against the politicians and the corruption, yeah. Say the Rototom is not a crime. Sono una band, non fanno la musica, magari permettono a questa di esprimersi, però sono una band. È un sogno, il Rototom è poter vivere un sogno. Il Rototom per me è la mia vita, è la mia famiglia. Insomma, siamo molto uniti. Questa diventa un'occasione per lavorare insieme intorno a un progetto. Io spero di andare avanti, anzi, non si molla mai. Facevo il panettiere con Filippo, aveva il bar in dove faceva i concerti a Gorizia e ci siamo conosciuti mentre io facevo uno show in un bar, facevo uno spettacolo e Filippo mi ha visto e ha detto: ma chi è questo picchiatello, questo pazzo? Dopo insomma ci siamo conosciuti, a parte che la grande mamma di Filippo era la mia maestra. Ci siamo conosciuti a scuola, ci siamo incontrati nella stessa classe, in prima media, e da lì è nato un rapporto di amicizia che dura fino ad oggi. Questa è la casa dove stava Giuseppe quando viveva a Gorizia, all'ultimo piano. Quella più in giù è la casa di Filippo. Siamo ritrovati io, Filippo, Giuseppe e la principessa Sabrina, ecco. Ecco, e lì è nato il Rototom, diciamo. Ero anche la più piccola di tutti quanti, no, quindi chiaramente da una parte protetta, dall'altra parte insomma ho dovuto anche tirare fuori le unghie, no? Diciamo, c'era il bar e sopra noi dormivamo, sopra c'era insomma un appartamento che dormivamo in 15-20 di noi. Come finiva la festa andavi su a dormire, punto di domanda, non sempre si arrivava a dormire. Costa, te vedo strano. Schedatele. Quando ho iniziato a Rototom, parliamo di Gaio, discoteca, ho iniziato come semplice, diciamo, buttafuori. Il Rototom era un locale e in questo locale si proponeva tutta la musica alternativa nelle sue mille facce. Era in una specie di non luogo, poi sai, certi personaggi all'epoca li vedevi solo lì, certi concerti li potevi vedere solo lì. I passaggi di queste persone creano strati su strati su strati di possibilità all'interno della musica, dell'arte in generale. Sono tornato l'altro giorno da Berlino che ho fatto un disco con Blixa Bargeld e Blixa Bargeld l'ho visto suonare qui al Rototom. Ed è uno dei musicisti fondamentali del Novecento, ma fondamentali. Ed è grazie a queste persone che è passato di qua. Lui prima faceva varie proposte musicali, non era reggae. Io mi ricordo che Rototom, Gaio di Spilimbergo, con un mio amico sono andato perché io non ho mai avuto la patente, non ce l'ho neanche ancora, quindi un posto che per trovarlo insomma non era super facile. Me lo ricordo anche, forse mi sbaglio, ma insomma abbastanza sul dark, o comunque un'impostazione di rock, ma quasi ad arrivare ai Cure, insomma, più che a Bob Marley. Ma strana a volte penso.
penso quanto in fretta passa il tempo, quanto in fretta noi viviamo, sei contento oppure no? Un vero e proprio garage di gruppi musicali, vuoi le sale prove all'interno della discoteca lì a Gaio, vuoi le registrazioni. Forse siamo solamente lancette di orologio. Gli anni 90, la fine degli anni 80, non c'era internet, non c'erano sistemi di comunicazione veloce, automaticamente questo ci permetteva di essere in contatto con anche quello che veniva prodotto dal resto del mondo. Insomma. Un'officina musicale dove nascevano idee, musica e cultura. C'era una fanzine, c'era il rotopalco, veniva letto insomma in tutta Italia. Ho avuto modo di parlarne con Pau, il cantante dei Negrita. Io mi ricordo una recensione del nostro primo disco da parte del rotopalco, negativa, e lui, cioè, per lui era importante insomma. Ad un certo punto la capienza del locale stesso, solo del sabato sera, stava cominciando a diventare un problema quasi di ordine pubblico. Quindi il locale, il club, si trasferì a Pordenone, in una struttura molto grande. Qui siamo a Zoppola, anzi a Cusano di Zoppola, la sede di quella che fu la seconda fase della discoteca Rototom. Era divisa in tre sale. Queste tre sale avevano un tema musicale specifico. Una sala principale dove c'erano i concerti più grossi, era quella che noi chiamavamo la sala rock, ma che in realtà insomma ospitava un po' di tutto. Qui credo che suonò per una delle ultime volte Michel Petrucciani. Laggiù in fondo c'era un collegamento con un corridoio e il corridoio poi portava alla sala reggae dove c'erano le sonorità insomma tipiche del Sunsplash. Bisognava creare un flusso di persone che visitasse tutte e tre le sale, che trovasse lo stile che più gli si confaceva, che insomma potesse in qualche modo visitare una cittadella della musica invece che andare in una discoteca. Ho iniziato lavorando per la discoteca nella sala techno nel 98. Ma avevo degli amici che facevano i raccogli bicchieri, tipo Enrico. Lavoravo da loro il sabato sera, qualche volta il venerdì sera, ai concerti, raccoglievo bicchieri, tenevo in ordine i bagni, pulivo. Tra camerieri e baristi viaggiavano una trentina di persone. Non mi ricordo assolutamente come sono iniziato a lavorare invece come barista per loro. Lavoravo per Alfredo. Alfredo Follia, un gay friulano fantastico. Io mi introdussi all'interno di questo locale che era immenso a forma di disco volante, rotondo, e incontrai un certo Maurizio. Un certo Maurizio al quale chiesi: Maurizio, guarda, io francamente non ho per mangiare, non ho i soldi per l'affitto, ti prego, se mi fai lavorare al bar, ho sempre lavorato al bar, ti credo che, credimi, ti sarò, sarai felicissimo, eccetera, eccetera. Non conobbi nemmeno Filippo. Lui mi vide, eccetera, e disse: perché no? Inizi stasera stessa. La gente viene spontaneamente e vengono accolti per quello che sono. Questa è la vera bellezza e la vera ricchezza di questa organizzazione. Se tu entri nel Rototom devi dare qualcosa di tuo. Infatti spesso mi fa ridere perché la domanda è: cosa devo fare? E invece la mia risposta è: no, tu devi dirmi cosa sei venuto a fare. Alfredo Follia, da gay,
pordenonese, convinto, da qualche anno faceva alcune feste a ridosso della giornata mondiale lotta contro l'AIDS, che è il 1° dicembre, e a scopo di beneficenza. Fecimo dei manifesti abbastanza provocanti per una cittadina di provincia come Pordenone, ci fu l'elezione di Miss Trans Italia, così inventata, però inventata, è stato fatto, avevamo 15 trans. In Friuli lavorare in un modo diverso da quello che ti proponevano in altri contesti era impossibile, per cui il Rototom era un posto dove andavi, ti potevi divertire, c'era anche la possibilità di sopravvivere, di lavorare fine settimana se studiavi. E nel contesto friulano è stato importante. L'esperienza Rototom è nata con niente, è nata completamente autofinanziata. C'erano tante spese, pochi soldi. Ecco, Rototom è una cosa che si è vista raramente, sono i soldi. Al di là di come vede uno il Rototom, cioè non siamo un'organizzazione né un SPA, comunque sono 5-6 persone che sono partite così, non per gioco, però con un'idea. E abbiamo passato momenti di fame, che sono stati anzi diciamo più i momenti di fame che quelli di gloria. Ci siamo resi conto che chiusa l'esperienza Rototom discoteca, a Pordenone e comunque in Friuli mancava un luogo dove che non sia la solita birreria o la solita discoteca commerciale. Era un periodo che si viveva la repressione totale, si viveva in Friuli perché comunque era la destra, si può dire, che governava. E questi avevano stroncato tutte le attività musicali che c'erano o attività di ritrovo fra giovani. La situazione diventa talmente incandescente, l'insoddisfazione, il disagio e la rabbia, che a un certo punto parte un appello a ribellarsi a questo stato di cose che riunisce centinaia e centinaia di semplici cittadini, operatori culturali, produttori di cultura, artisti di tutte le discipline. Soprattutto grazie all'associazione Rototom si passa dal dire al fare. Sì, serve un lucchetto. E lui! E lui che si caga! E lui! Che bello spaccare lucchetti, va! Ricordo che abbiamo fatto quell'occupazione proprio in un momento in cui il sindaco di Pordenone aveva addirittura eliminato, abolito l'assessore alla cultura, proprio a dimostrazione del fatto che la cultura non solo non era vista come qualcosa di importante, ma addirittura vista come qualcosa che poteva dare fastidio. Un'idea che è venuta a un gruppo di operatori culturali pordenonesi attivi nella musica, nel teatro, nella pittura, nelle espressioni artistiche in genere. Una volta dentro hanno subito dato avvio alle pulizie dei locali e alla bonifica, per quanto possibile, delle strutture da tempo dismesse e in uno stato di profondo degrado. Un gesto dimostrativo, quello del collettivo, il cui fine è di instaurare un dialogo con la pubblica amministrazione. Un po' come quando fai bollire del latte e all'improvviso il latte esce dalla pentola perché la fiamma è troppo calda. C'era una temperatura abbastanza alta perché c'era voglia di fare qualcosa e non c'erano possibilità di farlo. E quindi semplicemente con un giro di telefonate si è capito che stava succedendo questa cosa e ci siamo messi d'accordo, siamo venuti qui a suonare e sono arrivate migliaia di persone. C'è la pittura, c'è le mostre, c'è l'abbigliamento, c'è il cinema, c'era la poesia, c'erano un sacco di cose che richiamavano i giovani. Era, diciamo, una specie di grande corridoio culturale, chiamiamolo così. Tutti erano curiosi di venire, vedere, ascoltare quello che si proponeva. Oggi ci si è un po' tutti adagiati, no? Per cui si va ad ascoltare un concerto, seguire uno spettacolo teatrale quando si è sicuri di chi c'è dall'altra parte. Allora c'era veramente una curiosità, la curiosità. Oh,
Ecco, questa era l'entrata. La porta era, per quanto me la ricordo, era molto più grande, era altissima, erano uno di quei tipici portoni scorrevoli, credo, degli edifici industriali, dei capannoni. Ogni giorno noi temevamo e ci aspettavamo un'incursione della polizia, ci aspettavamo di essere cacciati fuori. Avevamo già promesso che non avremmo fatto nessuna resistenza violenta, non avremmo reagito violentemente, quindi sapevamo che nel momento in cui sarebbero entrati sarebbe finita la nostra esperienza di occupazione e anche di rivendicazione dei nostri diritti. Io mi ricordo che mi svegliavo la mattina presto e mi facevo tutto il giro, tribunale, polizia, giornalisti, poi tornavo nella sede che avevamo occupato a organizzare con gli altri miei colleghi le attività che sarebbero successe nella sera. Noi eravamo volontari, lì proprio non dormivi giorno e notte, anche perché di notte costruivi, di giorno eri in giro a divulgare. E di notte di nuovo costruivi, di giorno di nuovo in giro divulgare, era così. Era proprio una specie di tempo sospeso, no? Nella normalità non si può lavorare a quei ritmi, però insomma, quando si sogna. Erano da poco passate le 8 questa mattina quando i ragazzi del comitato Quando ci vuole hanno cominciato ad apparire uno ad uno dopo una nottata spesa tra discussioni animate per decidere se abbandonare pacificamente lo stabile comunale o opporre resistenza passiva. Le voci si rincorrevano, arrivano alle 10, no a mezzogiorno, c'è un vertice in tribunale, chissà, magari cambiano idea. Qualche minuto ancora e poco prima delle 12.30 l'auto della Digos. È durato 3 mesi, poco più di 3 mesi, però a noi è sembrata una vita, alla fine eravamo veramente sfiniti, stanchi. Per disporre questo sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria, adesso lo notifichiamo. Annuisce Filippo Giunta, rassegnato, ormai il dado è tratto. Il dirigente della Digos della Questura di Pordenone, Stefano Rossi, gli ha appena notificato l'ordine di sequestro disposto dal GIP Eugenio Pergola. La nuova amministrazione comunale che si insedia non può non tenere conto di questa esperienza, però non è assolutamente intenzionata ad andare in quella direzione, non è quello che si prefigge. E dunque fa una delle cose, uno degli esempi di brutta politica, cioè quello di non prendere apertamente una posizione, ma fare in modo, costruire una serie di operazioni per cui quell'esperienza non deve continuare, in sostanza. Ma questa non è solo la storia di questa città, è la storia del nostro paese, che ha attraversato questi momenti difficili, in particolare al nord e nel nord-est. Per cui aver costruito tutte queste cose, secondo me, è un elemento che non dobbiamo dimenticare. E la memoria ci deve aiutare ad essere consapevoli, insomma, delle cose che abbiamo fatto. E abbiamo fatto, insomma, delle belle cose. Non lo sapevamo neanche noi che succedeva, sinceramente. Ci piaceva lavorare con la gente, creare soprattutto un ambiente che a noi sarebbe piaciuto di incontrare in un altro festival. Un bel sorrisone da Sunsplash. Com'era? Beh, il giardino veniva aperto solamente d'estate, ovviamente, ed è quello che ospitò il primo Sunsplash in assoluto, che all'epoca era il raduno reggae nazionale. Qua l'ingresso alla discoteca e qui c'era l'ufficio produzione, non so se arrivasse fin qua. A rivederlo adesso sembra piccolissimo, però insomma...
era bello, pieno di gente, c'era già una bellissima energia, insomma, cioè c'era il seme di quello che poi è diventato il Sunsplash che conosciamo. Il primo Sunsplash è iniziato, che quando è iniziato c'era una persona sola seduta davanti al palco, il gruppo e suonava, e questo ancora col giornale. È iniziato così il Sunsplash. E la cosa bella è stata che la stessa gente ci aiutò all'epoca, chi si è messo in cucina, ma clienti se parlo, chi si è messo a lavare i piatti, chi si è messo ad aiutarci a vendere la birra in maniera totalmente spontanea. Ricordo i turni che mi dava Giuseppe dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino, erano proprio un turno massacrante però anche divertente. Questa sera a Rodotò! Sono le 9.30 del mattino di un 6 luglio 1996. Stiamo parlando dei primi anni 90 ed abbiamo iniziato con un mezzo che a me veniva facile, che era quello della radio. Da Gaio di Studimbergo ci siamo inventati di trasportare un segnale radio sino a Venezia attraverso una serie di ponti radio sparsi tra la Carnia, le Prealpi. Ovviamente questa cosa ha funzionato con tutte le difficoltà anche di un clima che si può incontrare nelle Prealpi, la pioggia, il vento, il temporale. Tra poco nuovamente Radio Festival in console fino a mezzogiorno, Andrea Gusmatti. Da mezzogiorno alle 16, Vito War. E da lì è stato un successo, perché questa idea di raccontare un festival, far ascoltare la musica dal vivo per così tante ore, è stato quasi un motore che in qualche maniera ha posto il turbo all'identità di Rototom Sunsplash. Masse di persone che arrivavano e che passavano una settimana lì in zona, si cominciava a non riuscire più ad offrire determinata accoglienza, insomma, a utile a entrambe le situazioni, sia al locale che al Sunsplash. Eccolo lì, è quello di Gabriele. Guarda Gabriele, ok. C'erano tre palchi, giusto? Sì. C'erano uno, due e tre. Quello che tutti si ricordano con grande piacere di Lignano era questa piscina, bellissima, col sound system di One Love, con la rotazione dei DJs ogni ora, con ragazze bellissime in bikini che ballavano. Luciano Capital Slavation, Exterminator! E questa piscina, ovviamente, tutti ci volevano fare il bagno, e dopo un'ora di apertura dal campeggio l'acqua era praticamente marrone. Erano magici, anche c'era molta più spensieratezza, credo. Proprio perché era una gestione familiare, eravamo in pochi ancora, chiaramente riuscivamo a goderci quei momenti, quelle emozioni molto più intensamente. L'ultima notte, quando terminava il festival, eravamo tutti quanti insieme a ballare con i DJ e ci ritrovavamo tutti lì. Adesso, per ritrovare qualcuno di noi a fine serata fuori dal backstage, è praticamente impossibile. Il Rototò ha fatto un salto di qualità. Non è più, a mio avviso, non è stato più una cosa di elite, ma è diventata una cosa di massa. Chi a Gaio veniva a vedere Quincy Lynton Johnson, veniva a vedere quello. A Lignano è incominciato a venire tutte quelle persone che invece amavano il peace and love, no? Neanch'io non ero preparato, al quarto giorno ho detto qua è impossibile, non eravamo preparati. Non li stai un'affluenza simile. Mentre di qua c'era il campeggio, no? Qua c'era tutto, campeggio, tutto da qua campeggio. Fino in fondo. Mi hanno dato un campo e mi hanno detto guarda, questo campo qua tu dovrai dare da mangiare, da bere, non so a quante persone. Non avevamo un numero. Ho fatto probabilmente anche degli errori molto grandi. Io mi ricordo che avevo ordinato 4 cisterne di birra caduta. Le abbiamo fatte fuori tutte.
avevo i numeri di Gaio, a Gaio si andava a fusti, a Lignano si è incominciato a ragionare a cisterne. Da Gaio ha fatto un salto enorme di qualità. La struttura era da festa paesana, non da festival, piccola, inadeguata. Dopo invece a Lignano è cominciato a professionalizzarsi. Penso che il Sanspress a Gaio di Spilimbergo, in mezzo al nulla, amati da tutti, non era un pericolo. Il Sanspress invece al Camping Girasole, che è a 4 km dalla darsena dove posteggiano gli yacht ricchi, se non ben compreso, risulta una minaccia. La pressione istituzionale per farci andare via è stata subito, di primo acchito, violentissima. È stata la cosa che ci ha fermato sotto quel punto di vista. Nel senso che avevamo degli impedimenti non indifferenti, insomma, subivamo pressioni abbastanza forti, però oltre non posso andare. La verità è stata dimostrata poi coi fatti, perché il Sanspress ha continuato ad ingrandirsi, perché era una necessità, perché c'è gente che si è avvicinata a un determinato modo di vivere arrivando a Sanspress per la prima volta. Non andandoci perché già viveva in quel modo. Non so se mi spiego. Torna ad Osoppo il Rototom Sunsplash, festival del reggae che continuerà tutto il mese. Musica, pace, amore, ecologia e anche un tantino di trasgressione contraddistinguono questi giorni all'ombra della fortezza di Osoppo. I still remember the first time I experienced Rototom Sunsplash. First of all, the setting was so spectacular, right at the foot of the Alps. Very, very inspirational setting in the heart of nature, right in a national park. But also just the fact that there seemed to be a little village living in this park for the duration of the festival, with a real spirit of a community there. Ed anche lì comunque situazioni tremende, di piogge che tutti hanno vissuto, insomma, di tende che non si asciugavano mai, insomma, disagi che poi vivevi comunque in modo molto divertente. Ho alcuni ricordi appunto drammatici, tipo le edizioni delle trombe d'aria del 2000 e 2001, di chiedere alle persone attaccatevi al gazebo perché sennò vola via, o uscire dal gazebo e vedere che crolla il palco e tutta la gente che sta scappando, e pensare a fare un'evacuazione, perché quello è stato fatto poi. Mi ricordo nel 2004 abbiamo attaccato una bandiera di 40 metri quadri, penso, a 70 metri su una parete di roccia. Anche questo rimane sempre, inizia come, ah dai, facciamo questo, sarà una figata. Sì, ma andare a portare una roba così si fa. Lo stesso per il leone, all'inizio si tirava il leone con le macchine. Siamo sempre inventati qualcosa da fare. Quando la gente viene a vedere un festival, entra la sera, guarda il concerto e torna a casa. Qui invece si vive insieme in uno spazio molto ristretto, perché già oggi saremo più di 10.000 persone, anche se il parco è molto grande, alla fine per tutta questa gente comunque diventa molto piccolo, e insieme dobbiamo imparare in 10 giorni a vivere dividendo tutto, a sopportarci uno con l'altro. Quindi i famosi slogan che accompagnano la musica reggae, che è pace, amore, unità, tolleranza, eccetera, qui sono proprio messi in pratica. Ciao! We are behaving people.
We are a people of culture. We are a people of love. And so I extend my congratulations and I extend my respect to a people who do not need the cops. Don't call no cops, because we can take care of ourselves. Big time. Basta le proibizioni. Arriva! Italia! Questa presenza delle forze dell'ordine diventava sempre più massiccia e anche sempre più invasiva. La legge Fini-Giovanardi ha indubbiamente reso le cose molto, molto più complicate. Nel 2009 poi è scoppiato il bubbone, nel senso che c'è stata una vera e propria guerra al Sunsplash dichiarata da parte delle forze dell'ordine, da parte della procura. Alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine hanno tenuto in questi giorni di festival un atteggiamento vessatorio, con continui controlli, blitz nelle tende, intimidazioni e forme investigative improprie rasenti l'abuso. Le perquisizioni coi cani all'interno dei bus che andavano a prendere gli artisti giamaicani che si dovevano esibire. Ecco, quest'opera di dissuasione evidentemente ad un certo punto ha dato i suoi frutti. Abbiamo coltivato il sogno di poter vincere una scommessa con il vostro fondamentale aiuto, dimostrare che si può convivere rispettandosi, tollerandosi ed amandosi gli uni con gli altri, pur essendo di razze, culture e credo differenti. E abbiamo l'intenzione di lottare con tutti i mezzi possibili affinché questo sogno continui anche negli anni a venire, a costo di cambiare sede e a costo di cambiare nazione. Fare un saluto a tutti voi, a tutti i ragazzi del Rototom, vi siamo vicini. Noi ci sposteremo, noi seguiremo il Sunsplash, ovunque vada, noi andremo a suonare al Sunsplash, sia esso a Barcellona, a Copenaghen, a Parigi o a Stoccazzo. Ah, quelli là che volevano, sì, il Rototom. Sì. Bene, sì. Ma cosa ci fa questo festival in Italia? Com'è possibile che glielo lasciano fare? Un ragazzo che a 14 anni comincia a fumare cannabis si trova a 20 anni con delle lesioni irreversibili al cervello. Allora molto meglio che se ne vadano. Infatti, così non è stato. Il
festival è finito il 12 luglio e noi il 15 ci siamo riuniti tutti e per alzata di mano abbiamo deciso di lasciare Osopo. E il 24 luglio siamo partiti per andare a cercare un posto in Spagna. 170 km a Barcellona. Ed è stata veramente dura perché il posto non si trovava, abbiamo girato in lungo e in largo, poi in figura tiravamo 5 persone che si svegliavano tutti i giorni, andavano a cercare posti e per fino a gennaio non avevamo trovato niente. Ed era sempre più difficile tenere nel gruppo questa allegria, questa perché... Preparazione per la spedizione quotidiana. Camping El Molino. Quindi insomma proprio piccolo non è. No. Se fai l'area festival fuori poi da qua. Beh, basta come area concerti. 10 giorni di reggae non è mica tonci tonci tonci. No, la dancehall bisogna farla più in là, vai là, non c'è nessuno. Ah no, sono casa anche là. Va tutto bene! Va tutto bene! Uscite dall'autostrada. Immaginatevi la scritta Rototom. I cavalli sono compresi nel prezzo. Dire, noi il movimento così è importante che questa linea di passaggio insomma non abbia mille ostacoli di mezzo del passaggio. Ad ogni esodo corrisponde una terra promessa. Rototom Sunsplash ha fatto, ha attraversato il suo deserto ed è approdato nella nuova terra, la terra promessa, che è la Spagna accogliedora. C'era una volta in Italia un piccolo reggae festival che si chiamava Rototom Sunsplash, ma c'è oggi in Benicassim, Spagna, un grande reggae festival che si chiama Rototom Sunsplash. E il nostro più grande applauso vanno alle istituzioni e alla politica italiana per averci solo rallentato ma mai fermato. Se Filippo avesse compiuto lo stesso percorso in Inghilterra sarebbe uno dei più grandi organizzatori mondiali. In Italia dopo tanti anni devi migrare in un altro luogo e ricominciare una nuova avventura. Cioè non c'è il valore di merito, cioè qui il merito non conta un cazzo. Secondo me nessuno di noi, a partire dal gran capo Filippo, anche se lui ha la vista larga, si aspettava un così grande esito. Soprattutto in questa edizione in Spagna, che siamo arrivati non conoscendo né la lingua, ma appena qualcuno di noi sa parlare l'italiano, figurati imparare lo spagnolo. Io l'ho sentita proprio come il passaggio verso qualcosa di nuovo. Come dire, siamo passati da una dimensione a un'altra, sia in termini fisici, nel senso che la Spagna ha portato con sé il mare, ci ha portato numeri da pop. Credo che nel mondo, da nessuna parte, nel reggae si veda questo. Quello che è successo a Filippo e a Rototom paradossalmente è una benedizione, il fatto che siano stati messi nella brutta e brutale condizione di doversene andare da questo paese ha generato la loro fortuna. Ciao.
Fórum Social, yo pensé que es uno de los apostes más interesantes del Rototom. I think youth began in Italia and Alemania. La rebelión es culpa de la marihuana. We have been attracted by the prospect of very interesting this debate about tremendously important matters of contemporary life. C'è un'altra globalizzazione possibile, la globalizzazione attraverso i diritti, l'iniziativa diretta delle persone. E ieri sera io ho avuto esattamente questa conferma. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero. Abbiamo della gente che si sente parte del Rototom in Cile, in Argentina, in Uruguay, in Colombia, a Sant'Andrés. Bueno, en Venezuela desde hace muchos años todo el mundo sabe que desarrollamos un proceso revolucionario. El Rototom Sunsplash es un ejemplo de paz, de trabajo colectivo, que es básico, importantísimo y trascendental en todo el mundo. Y en Colombia, porque en Colombia llevamos 60 años en guerra. No quiera su madre, soy América Latina. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Oye. Uno puede comprar el viento, uno puede comprar el sol. No es solamente un festival de música, sino un concepto de forma de vida, de forma de hermandad, de integración, de no barreras. Del reggae lo que más me gusta es toda la filosofía que hay detrás. Todo lo que reúne, todo lo que suma. Y el objetivo es tratar de brindarle al público el acercamiento a esta filosofía de vida y tratando de alguna forma de contagiar ese germen rototomero en cada uno de los que participan. ¡Vamos caminando! Aquí se respira lucha. El trabajo que estamos haciendo en América Latina creo que pueda ser el seme que nos plantamos para un futuro... futuro español. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida. En Colombia, ahora mismo, hay un paro agrario. ¿Por qué? Porque Monsanto con sus semillas asesinas quiere entrar a Colombia. Y los campesinos y los indígenas están luchando. ¡Un ruido, un grito para los indígenas de Colombia! Proprio pensando al futuro mi viene così da sorridere perché per anni, sia quando eravamo a Gaio che quando siamo stati a Lignano che anche a Osoppo, moltissime volte ho sentito dire ecco adesso siamo arrivati, più di così in termini di progetti che accogliamo, in termini di pubblico, non si può più sperare. Ogni anno, no? C'era sempre più gente. E quindi siamo ancora qua, ogni anno più o meno siamo ripetuti la stessa cosa e ogni anno in qualche maniera superiamo qualcuno dei nostri record. Il discorso è lavoriamo tanto, facciamo qualcosa che è un progetto che ci piace fare e quindi siamo arrivati a oggi ancora a faticare, ma con piacere alla fine. Con questo gruppo è iniziato per gioco, per simpatia, insomma, siamo il secondo più grande festival di Spagna adesso, sono premiati dall'UNESCO, un sacco di premi. Per me la realtà è stata sicuramente più bella dell'immaginazione. If you love Bob Marley, do this.
cómo se llama. Ah, Rototom. Vaya, ves, pues, son los niños del Rototom. Nunca una persona puede salir adelante solo. Nunca puede cambiar las cosas solito o aislado de los demás. Como el Rototón tiene 20 años. Y me imagino que mirar 20 años atrás siempre es un gran desafío, porque a veces lo reducimos a la coyuntura. Y lo que hemos vivido en los últimos 20 años no es coyuntura, es una memoria histórica, es una memoria profunda que podemos identificar en la conciencia universal. Un sueño, un Rototom. One people, one dream, one Rototom. So what we get drunk, so what we supposed to be, we're just having fun, we don't care who sees, so what we go out, hey, let me get a lighter, that's please. How it's supposed to be, cause you know I'm high as fuck and I forgot one. Yo pregunto a los que nunca hicieron nada por la humanidad, ¿qué han hecho en 20 años? Pero si me preguntan a mí, yo sé dónde estaba en 20 años. O sea, yo creo que hay una diferencia de tener una causa y luchar por una causa, del que nunca luchó por una causa y solo vivió sin saber lo que pasa en el mundo. Pero yo pienso que es un orgullo muy importante. So what we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah, huh. You know what? It's like I'm 17 again. Peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kinda heavy. Relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like Khalifa. Put the wheat in so the jar. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one. And we all just having fun. So we just. Oh, che domandine! Minchia, che calore! Ma avete cucinato! Sarei stato più tempo, ma minchia, si muore. Perfetto. Sara. Bella domanda. Niente, posso andare da sta sauna? E basta. Buona la prima? No, questa no. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. Mi sono perso un po', quello è la domanda. So what, we go out, that's how it's supposed to be. Living young.